vescovo della pazienza, vedo che assistete ad ogni nostra esibizione, perché siamo degli attori in questo caso. È quasi un dietro le quinte questa. Allora, i ringraziamenti ve li ripeto, non ve li ripeto, perché ve l'ho già fatto. Io sono editore, editore del libro da cui nasce questo incontro, Il Passo della Fertilità, che è un libro, è come fosse una medaglia con due facce, un racconto di Pierisa della Rupe, che è qui accanto a me, un racconto ambientato sul Colle di Montecchio, che è un po' l'ambientazione di tutti i suoi racconti, Colle di Montecchio, Pagani, diciamo di tempo. E la seconda parte del Passo della Fertilità è una decodifica esoterica, dal punto di vista proprio esoterico, di Caterina De Caro, del luogo del Montecchio. E su questo libro poi discuterete voi con molta più scienza e coscienza del sottoscritto. E attorno al Colle di Montecchio Pierisa ha scritto molto, e noi abbiamo, Fefè Editore ha pubblicato ormai 5 anni fa, mi pare, la primissima edizione delle Streghe di Montecchio, che sono, è una raccolta di racconti ambientati appunto su Montecchio, le cui protagoniste sono le figlie della Luna, le streghe del Colle, che abitano da sempre il Colle di Montecchio. Questo libro, nella sua terza edizione, lo trovate lì, insieme a tutti gli altri che l'hanno seguito. Appunto, abbiamo fatto 3 edizioni delle Streghe di Montecchio, abbiamo fatto adesso l'ultimo nato, Il Passo della Fertilità, e poi attorno al Colle di Montecchio siamo riusciti con Isa, Franco ed altre persone che ci hanno seguito a creare un notevole interesse e un notevole flusso di visitatori. Sul Colle di Montecchio abbiamo calcolato che da 4 anni facciamo queste passeggiate su fino alla Piana Sacra. Abbiamo portato, credo, circa 3.000 persone, forse qualcosa di più. Nessuno di noi, né Ise Franco, né Fefè Editore, né il sottoscritto, facciamo questo mestiere. Abbiamo organizzato, oppure sono dei gruppi che si sono auto-organizzati spontaneamente e seguendo un po' sulle tracce dei racconti scritti da Ise pubblicati da noi, li abbiamo accompagnati proprio dalle falde, dai piedi del Montecchio fino a su, attraverso questi boschetti, la natura magica del Colle, fino su in cima, fino al trono della regina delle Streghe di Montecchio, di cui poi ovviamente vi parlerà. Visto l'interesse che siamo riusciti a suscitare, si è pensato di creare un parco che non riguardasse soltanto il Montecchio, ma anche i colli dei monti vicini, ma che avesse il Colle di Montecchio come perno e che avesse il magico come perno, ma non soltanto il magico, quindi un parco che sia anche ambientale, che sia con una serie di percorsi di trekking, mountain bike e via dicendo. Il progetto esiste, è stato presentato al Comune di Viterbo, visto che si tratta di tutti i territori di proprietà comunale, e l'iter è corso, come si dice, l'iter burocratico, politico, amministrativo per la creazione di questo parco. Dal nostro punto di vista proprio editoriale abbiamo cercato di dare una spinta alla nascita di questo parco creando un premio letterario, e qui arrivo alla premiazione. Premio letterario che si chiama Premio Letterario delle Streghe di Montecchio. Abbiamo abbiamo portato a termine già 2 edizioni, e il premio è rivolto a racconti lunghi, non racconti brevi, racconti lunghi, quindi per già selezionare fin dall'inizio la qualità dei testi che ci possono pervenire,
testi che hanno, che sono scritti, ovviamente inediti, scritti sull'argomento delle streghe d'Italia, di ieri, di oggi, reali o presunte naturalmente, ma che siano streghe d'Italia. Il premio ai primi tre classificati è la pubblicazione in un volume da noi edito, distribuito in tutta Italia. Questo è il volume che ha vinto la prima edizione e raccoglie tre racconti vincitori della prima edizione. Questo è il volume che raccoglie i vincitori della ultima edizione. La premiazione in realtà dei primi tre c'è già stata, l'abbiamo fatta una quindicina di giorni fa a Bagnaglia, presenti le autorità di Viterbo, però noi avevamo individuato altri tre quarti premi, cioè tre ulteriori racconti che erano meritevoli di un premio. E due di questi sono qui, sono venuti Sergio Tammaro, eccolo qui, è venuto da Sepino, provincia di Campobasso, Patrizia Cantatore, non la vedo più, eccola, sta qui, che viene invece da Roma, e allora approfitterei di questa occasione, di questa vostra ospitalità per dare le loro targhe a loro che hanno vinto il quarto premio ex aequo. Generalmente riesce ad essere sempre il faro
del litorale nord di Roma, perché effettivamente abbiamo una popolazione di immigrati italiani, e ci abbiamo anche tanti immigrati da tutto il mondo, sono circa 56 etnie, e questo fervore culturale si manifesta spesso e volentieri in attività sociali e attività tipo turistiche e culturali, come può essere anche la nostra presentazione di Roma. Vorrei farvi spiegare tutte queste belle cose dal nostro sindaco, perché è lui impegnato in prima linea. Un applauso al sindaco Vicente Barone. Questa città si sta muovendo per quanto riguarda l'amministrazione, dall'altra
iniziare a portare la prima slide di Pier Isabella Rubio, se apre la cartella così magari vediamo l'immagine della copertina del libro, il masso della fertilità, però lasciamo la parola a Franco che ci illustrerà, e la cedo, ti lascio il parola, ci illustrerà tutto il percorso che a Bagnaia si fa, gli scopi di coniugare appunto la cultura con il turismo, con la valorizzazione del territorio, è una questione anche di tipo antropologico. Noi abbiamo delle radici antichissime e se riuscissimo veramente a dare forza e corpo al recupero di tutte le nostre tradizioni popolari, con una propria potremmo attivare un turismo di nicchia ma di qualità. Però di queste cose di cui lui è esperto, tra l'altro il signor Pierini è stato anche sindaco di Bagnaia quando era anche una comune, adesso è solo una frazione di Viterbo, ma tanti anni fa era un comune autonomo. Sa molto bene come gestire alcuni processi, come organizzare alcune situazioni per avviare quel progresso, quello sviluppo che in un momento di crisi è estremamente importante. Devi accendere il microfono, sentiamo Franco Pierini, prego. Allora, prima di entrare nel discorso delle streghe di Montecchio, siccome siete di Latiscoli, devo spiegare dove abitiamo e il contesto che c'è intorno a noi. Bagnaia è un bellissimo paese, importante per la famosa Villa Lante, e ha un bellissimo centro storico. Siamo alle falde della catena dei Monticini. I Monticinini, diceva Tito Livio, era una zona invalicabile per i romani perché avevano il terrore della selva cinina in quanto credevano che era piena di folletti, di streghe, di gnomi e di cose malefiche, e quindi prima di poter conquistare l'Etruria dovevano conquistare la selva. In questi ultimi anni l'Università della Sapienza di Roma, proprio per confermare quello che scriveva Tito Livio qualche migliaio di anni fa, sulla cima del Cimino, la cima più alta, è stato trovato un tempio neolitico. Di fronte al Montecchio, gli antichi a Bagnaia lo chiamavano Monticus, piccolo monte, c'è il monte Roccatia, o Rocchettia, dicono in dialetto, il monte del Dio, dove in cima è stato trovato un tempio dedicato a Giove Cimino. A fianco al Montecchio, che poi è il monte che andremo ad analizzare, c'è un'altra montagna, si chiama la Palanzana, e in cima alla Palanzana c'è un eremo dedicato a San Michele Arcangelo. E quando nel 1980 io e Elisa decidemmo di salvare il dialetto bagnaiolo, perché tutti sappiamo che la storia dei grandi è stata scritta, ma la storia del popolo non l'ha scritta nessuno. E il dialetto, nel dialetto c'è tutta la cultura di un popolo, e perderlo è una cosa gravissima. E quindi ci siamo dati da fare, abbiamo preso un registratore, tra l'altro era un registratore che era anche il mangianastro di quelli che ci hanno dato come me, se lo ricordo, un affare grosso, e quindi decidemmo di intervistare tutte le vecchie e i vecchi del paese. E nel 1980, siccome io sono vissuto con i nonni che erano dell'Ottocento, ci rendemmo conto che avevamo già perso il 90% delle cose tramandate, che una volta si raccontava una veglia intorno al cammino, ma non c'era la televisione, erano le paure che noi ragazzini poi la sera dormivamo attaccati ai genitori perché ci ricordavano le streghe, gli gnomi, qualcuno ride perché se lo ricorda che c'è la barba bianca. Oggigiorno io ho un nipotino che ogni volta mi chiama nonno, raccontami le storie. Gli interessano più quello che dico io che quello che vedo in televisione. E quindi cominciamo a raccogliere i detti, i proverbi, le filastrocche, che ci siamo accorti che
siamo accorti, c'è stata la conferma che i nostri vecchi parlavano, avevano una loro filosofia che era tutta collegata a questi detti, a questi proverbi, con una parola praticamente facevano un discorso. E siamo riusciti per Bagnai a salutare, abbiamo scritto un libro che si chiama Bagnai e il suo canto, all'interno abbiamo scritto anche due commedie in bagnaiolo, e da questo libro ci hanno fatto anche tre tesi di laurea, perché la lingua italiana nasce dal dialetto. E mentre facevamo queste interviste, all'inizio i vecchi erano un po' restivi a darci le loro esperienze, poi dopo a un certo momento si sono scatenati, hanno cominciato a raccontarci le favole delle streghe, la storia, le storie dei personaggi un po' strani del paese, quelli che avevano un po' questa forma magica che poi ci sono un po' in tutti i paesi, e quindi abbiamo cominciato a raccogliere questi racconti, e tutti ci portavano sul Montecchio, su questo piccolo monte, e io da giovane, da ragazzo, ero un po' scapestrato e andavo sempre per lì, per cui tutti i monti che stanno lì li conoscevo a mio avviso. L'unico che non conoscevo era Montecchio, perché a Montecchio c'è un tabù, le vivere non vanno mai in largo, quindi c'è un tabù, chissà perché c'è un tabù, perché molto probabilmente non volevano che la gente andasse sul monte. E Isa dice, ma portami a visitare questo monte, dico no, non ti ci porto, perché insomma una sera di settembre, mi ricordo, era freddo, stavamo intorno al cammino, Isa, poi la conoscerete, lei quando parte non è più lei, e prese un pezzo di foglio di carta paglia, quella che si usava una volta per incartare, adesso non si usa più, e cominciò a scrivere, ballano le streghe questa sera sul Montecchio. E lì che cominciamo a discutere, porto, non ti porto, non porto, non porto, che è successo? Che dopo un mese il Montecchio andava completamente a fuoco. È stato uno spettacolo, una notte eccezionale. Bruciò proprio completamente. E quando fu la primavera successiva, decidemmo di andare. Io avevo preso in quel periodo quelle telecamere che una volta si mettevano in spalla, un po' pesanti, adesso non mi ricordo, ancora ce l'ho in soffitta. E lei con un registratore, con nostro figlio e un altro due amici. E che cosa scoprimmo? A valle trovammo un muraglione neolitico, qualcuno di voi l'ha visto, le tombe, la Vistarola, poi salendo abbiamo trovato alcuni altri reperti tra loro, nella piana sacra, perché il monte, quando, non so se si vedranno le fotografie, sopra in cima è tagliato completamente, trovammo un braciere che noi abbiamo chiamato il braciere di Figli d'Amore, ma è esattamente come la vulva femminile. Poi più vicino trovammo su una grande pietra il trono che noi abbiamo chiamato il trono, ma Talamo d'Amore, perché è fatto in una certa maniera, dove la donna allarga le gambe per ricevere o anche per partorire. E qualche tempo dopo abbiamo trovato una grande ioni, una grande vulva, che poi vedrete che è, e quindi che noi abbiamo chiamato il masso della fertilità. E qui. Abitiamo qui in Etruria, anche noi abbiamo tanti bellissimi reperti etruschi e romani, e sicuramente anche noi come comune dovremo promuovere la promozione, anche se non francesismo, di questi reperti archeologici, proprio di fissare sempre di più una nostra identità culturale. E Mattia, puoi avanzare con le slide, adesso vedete una fotografia antica di Bagnaia,
e dopo inizierà l'esposizione della nostra autrice principale, Pierluisa Della Rue, che ci racconterà un po' come viene ispirato, diciamo così, non solo questa opera, ma in generale tutte le sue opere, sia di tipo pittorico che di tipo letterario. Perciò ascoltiamo con attenzione cosa ci racconta Pierluisa del suo vissuto con questo Monte Sacro, che dopo vedremo anche tutte le varie fotografie. Se Mattia poi magari fai girare le slides più corte, così magari mentre Pierluisa espone il suo vissuto con questa esperienza molto particolare, che ci consente veramente di entrare nella tradizione popolare, recuperare una parte a livello antropologico della nostra esperienza di questo territorio. Vedremo quanto è antica cioè il sito archeologico, perché dopo magari Caterina ci fa anche una piccola esposizione storica. Prego, Pierluisa. Iniziare a raccontare come è iniziata la mia avventura, ed ogni volta per me è emozionante. È iniziata, Franco l'ha detto, con quelle frasi che scrivevo, ballano le streghe sul Montecchio, ma non ho scritte una volta sola, l'ho scritte ogni sera su qualsiasi foglio di carta mi capitava, a partire dai libri di scuola dei bambini, e dalla carta del pane, qualsiasi cosa che era in casa, ma devo dire che non ero io a scriverli, perché la mattina trovavo questi messaggi sul camino, sul tavolo e qua e là, sempre spazi per casa, anche se riconoscevo chiaramente che erano scritti di mio pugno. Quello era uno dei tanti segni che la montagna mi aspettava, sì, perché non sono stata io a cercare la montagna, ma la montagna ha cercato me in mille modi. Potrei raccontare tanti episodi sin dall'infanzia, da quando ero piccolissima, che mi mettevo in punta di piedi davanti alla mia finestra a guardare questa montagna che avevo di fronte. Era una montagna un po' particolare, lui e io sono nata subito dopo la guerra, durante la fine della guerra, nel 1944, e una bomba che nascesse era caduta proprio davanti alla mia casa. Questa bomba ha fatto crollare un muro che era una concia di pelle, una concia di pelle di animali, e con questo crollo ha tolto, diciamo, il sipario che chiudeva la montagna. Allora per me mi sembrava di stare come in un film, perché attraverso i ruderi di quella goccia vedevo uno spiraglio di questa montagna, e la cosa che mi affascinava era mi chiedevo sempre, andrò mai al di là di quella montagna? Volevo andare oltre, volevo, come tutti noi credo, immaginavo chissà che cosa, poi non sapevo più dove sono, ho trovato il senso del vivere, il significato ultimo di ogni creatura su questo mondo. Per cui il ricordo più antico è proprio questo, quella montagna che mi faceva sognare, perché i ruderi erano come i merli di un grande castello, io ci guardavo attraverso i boccioli, immaginate di guardare qualcosa e quello che vedevo era la montagna e solo un frammento di quella montagna, niente altro. Poi col tempo che passava, sempre in ogni situazione, anche in questi racconti serali, sempre delle vecchie raccontavano di queste creature che abitavano su questo monte, e non erano creature spaventose come si può immaginare le streghe, ma erano creature particolari, erano le cosiddette figlie della luna ed erano bellissime secondo i vecchi. Poi passarono gli anni, io di lavoro faccio un dottore, per chi mi conosce lo sa, vivo di questo. E una volta il parroco del nostro paese mi chiese, siccome scrivevo anche, se potevo scrivere una commedia in dialetto per i ragazzi della parrocchia. Così cominciai a scrivere questa commedia, ma mi mancavano dei frammenti, mi mancavano i frammenti finali di certe storie, di certi ritornelli e soprattutto le dinamiche dei bambini. Così io e Franco siamo andati dai vecchi del borgo con questo registratore affinché cantassero questi ritornelli e queste filastrocche. Ma vecchi, al di là di tutto, raccontavano sempre delle bellissime figlie della luna. Così sapete, un pittore voleva sapere di più, volevo sapere com'erano queste figlie della luna, è possibile dipingere, com'erano, che avevano di così grandioso, di così affascinante. E così una fonte, la mia fonte più importante,
cantante che si chiamava Zia Mattia mi raccontava di questa storia. Scusate, ecco, mi raccontava che bisogna cambiarsi. Forse mi ricordo. 15 centimetri, c'è bisogno di sì, sì, si sente, si sente, un po' caro. Allora Zia Mattia, Zia Mattia mi raccontava di questa storia e così col passare del tempo andavo sempre da lei e mi raccontava che erano bellissimi, ma non erano come noi, erano dei giganti, avevano i capelli lunghi fino a terra ed erano creature che portavano tanta sapienza, insegnavano a usare le erbe, insegnavano, soprattutto ci cercavano di insegnare agli uomini perché per vivere. E così mi racconta una storia particolare, parlando di un certo masso che lei chiamava il masso della fertilità. Tra tante storie che mi ha raccontate tante, questa è stata una di quelle più particolari. Si tratta di un ragazzo, un certo Ila, che faceva il capraio sul monte. E un giorno Ila si chiese il perché dell'esistenza, come prima o poi se lo chiedono tutti gli uomini, ma lui all'improvviso si rese conto che la sua vita, guardare le capre tutti i giorni, poi andare a dormire la sera e il giorno dopo iniziare da capo, si rese conto che non poteva essere questo. Allora il senso appunto dell'uomo, allora si guardò intorno e vide tutto creando l'immensità di ogni cosa, guardava le stelle, la luna e tutto. Se tutto era così immenso, se tutto era così grande, era possibile ridurre questo tutto in una vita, nel palmo di una mano, così nascere e morire in poco tempo? Così cominciò a chiedersi tutto questo e lo chiedeva gridando, lo gridava al bosco, al Dio del bosco, alla terra del bosco. Rispondetemi, cioè, voglio sapere il senso. Un giorno che si faceva queste domande sentì un rumore, alle sue spalle era arrivata una creatura meravigliosa, una creatura bellissima, lui non seppe neanche poi raccontare come era arrivata, ma si vide alle spalle una creatura meravigliosa che pensò che non era di questo mondo, infatti si inginocchiò, si buttò a terra e dire oddio sono già morto, perché capiva che stava a fronte a una cosa che non poteva essere quello che lui vedeva. Così lei gli disse no, non aver paura Ila, perché non è successo niente, sono venuta semplicemente a rispondere alle tue domande. Se vuoi una risposta al creato, lascia stare le capre, da sole torneranno la sera a lupire, perché quando avranno mangiato saranno sazi, tu guardi intorno, contempla le stelle, contempla i pianeti, contempla finanche il più piccolo filo d'erba, così capirai, anche un filo d'erba ti darà il senso dell'esistenza, il perché sei su questa terra. E lui, incredulo, gli chiese, come ti chiami? Mi chiamo Fioraliso, dice lei, come i fiori del grano, fa l'Uvira, non come i fiori del grano, ma come quel pianeta lassù, vedi quella costellazione di stelle? Ecco, cioè, appunto, Fioraliso si chiama quella costellazione di stelle. Quando tu avrai imparato a conoscerli, allora avrai trovato il senso dell'esistenza. Quando saprai tutto, chiamami ancora, chiamami e ti darò per il latte nei miei seni. Così gli disse questa creatura, era inginocchiato, così chiuso per un momento gli occhi, quando riaprì gli occhi non c'era più. Questa creatura era scomparsa, allora lui dubbioso se avesse sognato o no, restò lì e rimase anche la notte, tanto che al borgo pensarono che si fosse perduto, perché le capre tornarono da sopra lo stallo. Così passò un po' di tempo, lui ogni sera tornava dove l'aveva incontrata, appunto c'era una grande pietra dove l'aveva incontrata. Zia Mattia lo chiamava il masso della fertilità, diceva che era il masso dove dormono i bambini non ancora nati, i piccoli spiriti in attesa di un corpo. Ed è lì che si è pregando, tutte le persone sterili avrebbero avuto la risposta. Contemporaneamente a Ila, che si faceva queste domande, in un paesino, sempre alle falde del monte, c'era una fanciulla, si chiamava Talea, una fanciulla che era stata venduta dal padre, diciamo, ad un altro uomo grande come lui. A 14 anni il padre l'aveva ceduta in sposa ad un mercante, in cambio di un favore. Così questa ragazzina, a 14 anni, si trovò sposa di un uomo più vecchio del padre.
Tanera, che ormai era sposa da Cento Lune, e si chiedeva sempre il perché di questo matrimonio. Anche lei si chiedeva il perché di questa vita così. Da un padre padrone era passata a un altro padrone, vecchio come il padre, e non trovava il senso, aspettava soltanto di addolcire la sua esistenza come una creatura. Se gli fosse nato un bambino, forse avrebbe trovato un senso alla vita, perché così la vita era sterile e inutile. E intanto che pensava a questo, un giorno di pioggia, saltellando sul sentiero, incontrò una vecchia molto strana, e gli dice: ferma lì, bambina, dove corri con quel figlio negli occhi? Il figlio negli occhi, chiedeva: sì, vedo un bambino di dietro nei tuoi occhi, un bambino. E lei allora si è aggrappata a questa vecchia e gli disse: dimmi, vecchia, dimmi, come si fanno i bambini? Io lo chiedo a tutti, nessuno mi risponde. E la vecchia restò sbalordita: sì, lo chiedo a tutti, nessuno mi sa dire come nasce un bambino. E la vecchia gli dice: bambino è un miracolo di un attimo, la vita è il miracolo di un attimo, vuoi tu che io possa spiegarti un miracolo? Chiedilo a tuo marito, gli fa la vecchia. La sera Talea andò a casa e disse al marito: perché non ho figli, sono giovane, sono forte, perché non ho figli come gli altri? E questo uomo gli dice: che te ne fai di un figlio? Se tu avessi un figlio, quando avrai un figlio non ti curerai più di me, che te ne fai? I figli succhiano sul sangue, sono problemi e basta. Invece tu sei giovane, non puoi aiutare, come se fossi tua figlia, fa lei, e comprese veramente il senso della miseria e della sua esistenza. Così cominciò a pensare che voleva parlare con la vecchia, chiese a tutti dove viveva questa vecchia, finché qualcuno gli disse che viveva alle falde del monte, dentro una grotta. E andò a cercare la vecchia, dice: adesso di qui non me ne vado perché tu non mi dici come si fanno i figli. E allora la vecchia di nuovo disse che era un miracolo, lei non sapeva spiegarlo, conosceva un posto, un sito, un sasso rotondo a forma di uovo grande, dove dormivano appunto i bambini non ancora nati, piccoli spiriti in attesa di un corpo. Se tu parlerai con la dea, se tu farai quello che io ti dico, ti prometto che avrai questo figlio. Ma devi fare esattamente tutto quello che ti dico, senza avere paure, né rimorsi. Devi abbandonare tutto, devi pensare solo a te e a questa creatura. E allora gli diede questa sorta di ricetta, una preghiera che si doveva fare, e gli disse che cosa doveva fare ogni sera per 28 lune, alla 29esima, il giorno della luna, quando la luna sarebbe stata completamente nera. Doveva cavalcare questo masso, è così che funziona. Cavalcando questo masso si ottiene il miracolo della vita, dalla donna da sterile diventa fertile, ma non senza aver eseguito tutto il rituale precedente. E così Talea fece tutto quello che la vecchia gli chiese. Ogni giorno preparava appunto i doni per la dea, erano colonne di fiori, portava colombe e tutto quello che era scritto in questa ricetta. Finché il 29esimo giorno, giorno della luna nera, dovette andare da sola sulla montagna. E così, finalmente, quello stesso giorno, Ila stava attendendo intorno al masso dove aveva incontrato Fioralisa, e vede una torcia da lontano brillare e capisce che Fioralisa che torna. Così le corre incontro: amore, amore mio, sei tornata finalmente. E si incontrano e si abbracciano. Il resto della storia è troppo coinvolgente e commovente che non trovo le parole adatte per descriverle, si impoverirebbe. Comunque, se avete delle domande da fare, io sono qui, vi ringrazio a tutti. Grazie Fiorisa, che ci ha introdotto un po' in questa magia, che non è solo un sogno, bensì un sapersi collegare ad un'energia del posto. Perciò noi tutti abbiamo fatto già esperienze che determinati luoghi magari ci ispirano un po' di più, ci danno certe sensazioni, e in base alla sensibilità della persona a volte si riescono anche a scoprire i segreti del luogo. Perciò i boschi, le montagne hanno avuto sempre una funzione per quanto riguarda la ritualità. E di questa ritualità adesso ci parlerà
Silvia Moraggiù, che anche lei è laureata in filosofia, così come l'altra coautrice Caterina Luisa De Caro, e Silvia Moraggiù, come amica di Caterina, non solo ci darà una piccola idea di questi luoghi sacri, di che cos'è la filosofia, la prima, la seconda navigazione, e ci introdurrà in questo mondo affascinante del pensiero, che dà delle spiegazioni. Poi le ulteriori cose più specifiche ci spiegherà Caterina, che dopo nella sua esposizione. Mattia, puoi già cambiare, per favore, passa sì, da una cartella all'altra, così magari vediamo già. Passa la parola a Silvia Maroggio, che introdurrà Caterina Luisa De Caro. Io ringrazio in primis Caterina per avermi coinvolto e avermi dato l'opportunità di trovare le origini, perché la cultura senza memoria e senza radici non va da nessuna parte. E che dire, ci siamo fatti una chiacchierata ed è stata una cosa importante, che la filosofia non è qualcosa di accusato alla vita, ma è la vita stessa nella sua concretezza. Ci accompagna, ci serve per interpretare, per pensare, per ragionare, anche sul territorio nel quale viviamo. E io immagino, cioè non riesco ad immaginare un pensiero non accompagnato dalla filosofia, e faccio il paragone sempre quando parlo di filosofia mi rapporto ad un cieco. Se un cieco deve percorrere una strada e non sa qual è il percorso che deve fare, si ritrova comunque disorientato. E proprio prima della presentazione di questo libro, in una chiacchierata con Caterina, è detta questa cosa: che cos'è la filosofia per te, le ho chiesto. E lei mi ha detto una cosa importante che mi era notata, che serve anche forse per comprendere il senso di questa giornata. La filosofia dà un senso alle opere dell'uomo, ricollegandoci alle tradizioni passate e salvando quello che ci identifica come comunità, perché noi dobbiamo ricordarci che siamo anche una comunità. Io volevo iniziare leggendovi un passo di questo libro, che è tratto dalla parte nella quale voglio scrivere Caterina. Il viaggio più pericoloso e lungo, in ogni senso, è il viaggio della vita, scandito da apprendimenti, insegnamenti, sbagli e da ripensamenti su quello che stiamo affrontando, sul senso dei perché si debba compiere, sfidare i limiti e percorrere i sentieri più impervi, solo per dare linearità e coerenza ai contenuti che ogni individuo attribuisce al suo essere. E da questa sua considerazione è che oggi noi siamo qua per correre un viaggio insieme a Pelisa. Pelisa che comunque, anche dalla sua parte, ci dice che tutti perdiamo qualcosa in un certo qual modo, e che però dobbiamo trovare dentro di noi, ecco, delle spiegazioni, quindi anche il senso della vita. Qualcuno ha intervistato la nostra autrice e gli ha chiesto che cos'è la filosofia esoterica. Purtroppo si fa uso e abuso di questo termine, relegandolo a concezioni un pochettino mistiche, a ciò che è nascosto. Ma che cos'è la filosofia esoterica? Lei ce lo spiega molto bene. Non è altro che la sapienza filosofica che recupera un po' quelle che sono le origini, cercando di partire dagli indiani, gli egiziani, gli antichi greci, quindi ricostruisce un percorso di memoria. Ma come? Attraverso la decodificazione di simboli, ma non tutti possono interpretare i simboli, serve coscienza e conoscenza, e Caterina è in grado di farlo. In grado di farlo perché personalmente ha fatto determinati percorsi, quindi oggi è qua anche per accompagnarci in determinato percorso. A me personalmente mi ha fatto ritornare indietro da Platone e Aristotele, mi ha fatto conoscere i Vulcanelli e soprattutto quelle che sono le dimore filosofiche. Io vivo dalla Terra Sacra, sono una migrante e ho sempre dato una chiave di lettura al Pozzo Sacro. Ora mi ritrovo in un nuovo territorio per avere un senso di appartenenza, scoprire che ci sono questi percorsi e che esiste nei Monti Cimini una cosa così importante come il trono delle streghe. Per me è una scoperta notevole, e però è anche dà un significato alla mia presenza qua, e soprattutto perché comunque molto spesso cosa accade? Ci sono incontri che sono fortunati, sono necessari, ma non sempre così, vuol dire che ci sono dei legami che vanno oltre quelle che sono le competenze, e ci
permettono soprattutto di scendere a fondo, perché attraverso comunque la filosofia esoterica si va oltre determinati confini, si parla anche di metafisica. Io non voglio togliere spazio a Caterina alle domande, perché sono qua solo per dare un piccolo contributo e presentare in un certo qual modo Caterina e partire soprattutto dal concetto di massima infertilità. Quindi, cioè, sinceramente, io in questo momento vorrei chiedere a te, in effetti, questo trono delle streghe, che cosa ha suscitato e che reale importanza anche per aiutare me e tutti i presenti a fare un percorso. Prima che intervenga la sala, mi dispiace se mi ponete dall'altra parte, perché così vi spiego che cos'è il trono delle streghe. C'è una piccola sorpresa per Elisa, che mi è costato veramente tanto andare a scartabellare, però come si suol dire, nessuna cosa accade a caso. Nelle scuole misteriche si facevano gli iniziati, c'erano diversi gradi e di conseguenza la conoscenza veniva rivelata a livello esoterico per le masse, a livello esoterico per coloro che facevano il percorso. Il percorso mistico è sempre stato accompagnato dal percorso della conoscenza e la filosofia è l'amore per la sapienza. Adesso vediamo quante sono antiche queste radici sapienziali, perché già Silvia ci ha detto che le radici nostre le troviamo nei Veda, cioè nell'India di 10.000 anni fa, che poi in parte anche i filosofi greci non solo hanno studiato a Creta e di conseguenza in Egitto, ma hanno attinto proprio dalla tradizione indiana. E allora noi abbiamo tanti luoghi misteriosi che in parte, adesso Caterina ci spiegherà come interpretare quei luoghi misteriosi che nascondono delle conoscenze ancestrali. Allora lasciamo adesso la parola a Caterina Luisa De Caro, che ha fatto il percorso esoterico del libro di Pierisa Della Rosa. Prego Caterina. Ok, allora intanto quando definiamo il sacro definiamo un'area che è completamente avulsa di quella che è la quotidianità. E in genere il sacro si conosce dalle mura che segnano quello che è divino e quello che non lo è. La dimostrazione che del luogo di cui parleremo che sia divino è proprio da queste mura che sono rimaste, sono la triplice cinta che designavano quello che veniva considerato il luogo del culto e quello che invece era il rispetto verso la popolazione. Man mano che ci avvicineremo noteremo determinati elementi. Ti spiace andare avanti, dottore? Io non vi faccio gli altri elementi perché vi li potete leggere tranquillamente sui libri di Isa, però siccome sono molto orgogliosa che stasera finalmente Isa avrà una risposta che va cercando da tantissimo tempo ed è la sorpresa che le stavo preparando. Mi sentite? No, scusate. Allora, questo che vedete è il mastro della fertilità e come vedete è una roccia particolare, è scanalata come una grandissima vulva e questo perché dentro il recinto sacro, che era una zona soltanto per le donne e soltanto le donne potevano officiare il rito, per questo è la denotazione del sito delle streghe, perché in realtà erano un gruppo di amazzo, di sacerdotesse, che in qualche modo si collegavano alla dea madre, al culto della dea madre, facendo in modo che tutto ciò che corrispondeva tra la parte infera e la parte superiore del cielo andasse poi a configurare nella procreazione di quello che era la vita e la sua continuità. Per questo la prima parte, quella che ha curato Isa, è fondamentale per poter avvicinare poi il percorso. Il mastro della fertilità, come ha introdotto giustamente Franco, è una Ioni, cioè è una grandissima vulva, la vulva della Dea, che sicuramente era vicina ad una fonte d'acqua, perché dove ci sono le Ioni, dove ci sono le Veneri, di solito c'è anche una fonte d'acqua. La Dea viene rappresentata dall'acqua che scorrendo in qualche modo porta vita in tutte le sue parti.
parla l'Arcangelo Gabriele attraverso la parola che penetra nell'orecchio. In questo caso dal monte spirava il vento che fecondava la grande Ioni e che rendeva fertile tutto il territorio. La particolarità è che sprofonda nella terra e quindi si nutre di quelli che sono gli elementi imperi per trasformarli e rigettarli nella terra stessa. Può andare avanti, dottore? Questo è sempre da Ioni, che vedete in questo modo. Vi stavo dicendo, la particolarità del Mediterraneo è questa, perché nella tradizione indiana invece alla Ioni viene associato l'Inca. L'Inca è praticamente il fallo sacro del Dio che unito alla Ioni rende fertile il territorio. Nella nostra tradizione invece è sempre il vento, che noi chiamiamo Logos. Chi ha studiato un po' di greco ricorderà che a Logos è associato la legge, la giustizia, la parola, il divino, e considerate anche che il concetto di legge, giustizia, parola e divino sono le caratteristiche legate alla dea per eccellenza, la dea madre, che anticamente veniva anche contrassegnata con il nome di Iside. E infatti tutto il culto del Mediterraneo non faceva altro che perpetuare la tradizione egizia sotto varie forme e in determinati modi, riprendendo i miti e i riti in maniera tale che il mondo egiziano si venisse a ritrovare anche nel nostro territorio. Considerate anche che questo tipo di tradizione si trova nel mondo druidico, per cui anche i Celti avevano e nutrivano questo tipo di rapporto. Addirittura nel nostro territorio erano gli alberi che fungevano direttamente come obelischi per rapportare il mondo infero dal mondo superiore. E quindi, ecco, vedete la materialità della Ioni? Può andare avanti, ecco. E questa è la prima grande scoperta del nostro Franco e della nostra Isa. Cioè, sul Monte Icchia è stato scoperto in realtà un osservatorio astronomico di 5.000 anni da tanti Celti, e poi vedrete perché la sorpresa arriva alla fine. E questi sono il Perù, gli occhi della Dea. Come vedete c'è la triplice cinta, ci sono i due avallamenti che adesso vedremo sul Montecchio come si posizionano, in quale connotazione, e la particolarità degli occhi della Dea è che in realtà sono un osservatorio astronomico, perché venivano colmati con l'acqua e grazie all'acqua che fungeva da specchio si rifletteva il cielo stellato, per cui le dee, diciamo, o meglio ancora le amazzoni dell'uomo, le sacerdotesse, potevano decifrare e decodificare i solstizi e le equinozi. Tra altre cose, oggi è il giorno di solstizio, quindi è il giorno delle streghe per antonomasia, e quindi non è stato fatto apposta, è stato un caso, per cui è proprio venuto oggi la presentazione di questa situazione. Però per noi è fondamentale, nel senso che va proprio a strutturare quanto la nostra memoria sia integra con la memoria antica, e che per salvare certi tipi di conoscenze c'è bisogno non solo di risalire all'indietro, ma soprattutto di coltivare tutte quelle conoscenze che ci sono state nascoste, che ci portano invece a rientrare in contatto soprattutto con noi stessi e poi con la madre terra che in qualche modo ci ha generato. E quindi gli occhi della Dea, che come vedete qui in Perù sono ancora conservati, questo ritrovamento è di circa 200 anni fa, ma risale a circa 800-900 anni prima di Cristo. Invece nella situazione del Montecchio adesso vedrete ancora che tipo di situazione c'è. Puoi andare avanti fuori. Ecco, questo è... no, questo è il... vai avanti. Scusate, avanti, avevamo messo i numeri, avanti, questo è il libro, ok? Adesso vi faccio vedere gli occhi. Parlare degli occhi. Sì. Mi dispiace che come vedete è rimasto poco, però è un lavoro che verrà fatto quasi il territorio. Intanto, per quanto riguarda la filosofia esoterica, volevo dire una cosa che è fondamentale. Si chiama esoterismo, come giustamente ha detto Silvia, la parte più colta della filosofia, ma quello che è più importante, l'esoterismo.
c'è attraverso il simbolo che ha due funzioni, quello diciamo per tutti e quello per gli esperti. E infatti adesso vedremo che tipo di simbologia viene fuori. La vedete? Ho letto una bella definizione l'altro ieri di esoterismo, che significa stella e significa studio della stella. Questa mi piace come... Ma non è vera, perché esoterismo l'ha inventato Aristotele, cioè era il modo suo per praticare Scusate, questi sono i fili della diretta. Ecco, non corrisponde più. Vabbè, ma lei è alta, quindi non mi dà ripresa. Allora, adesso per continuare, mentre lo continuano a cercare, considerate che i due occhi della Dea sono anche chiamati gli occhi della lupa. E chiaramente il territorio già vi fa comprendere di cosa stiamo parlando, perché voi sapete che Mamone e Remo erano i figli della lupa, e quindi in realtà era un modo carino per dire che erano i figli della Dea, e in qualche modo si riconducevano, perché la loro mamma poi lo faceva di lavoro, perché era una sacerdotessa che aveva il compito di, come vestale, di custodire il tempio della Dea, e quindi il fatto che venissero chiamati gli occhi. Ma vai tu a vedere, perché il vostro non sa cosa aprire. No, lui lo sa cosa aprire. Però non lo sta facendo. Non lo sa. 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 Questi sono gli occhi della Dea. Cioè, vedete, quelle due conche che avete visto in Perù, in realtà le ritrovate anche sul Montecchio. E la loro collocazione è proprio posizionata in maniera tale che la luce colga un determinato periodo dell'anno, e soprattutto la parte sinistra è la parte che riguarda la luna, e quindi il passato, il magico e l'esoterico, come direbbe qualcuno, ma vi ritorno a dire il termine esoterico, prendetelo con le molle, perché non ha nulla a che vedere né col demoniaco né con qualche rituale strano. È semplicemente legata a questa cultura matrilineare che noi abbiamo conservato in altre forme all'interno della nostra religione. Quindi sta, come al solito, togliere un po' di polvere per vedere la vera radice delle cose. E invece la parte destra è la parte che riguarda il sole, e il centro degli occhi della Dea era il centro dell'asse del mondo, e configurato proprio nella nostra tradizione, tanto per capirci, con San Michele. Infatti prima qualcuno l'ha citato, e anche nel territorio viene citato San Michele, perché è l'asse che unisce il mondo infero ad il mondo celeste. E lì la situazione era evidente, perché non solo c'era questo squadramento che voi vedete, cioè dove io sono posizionata, vedete le due conche, è rimasto qualche cosa, chiaramente va ripulito il territorio e quant'altro, però lì al centro c'è quella specie di linea che proprio va a configurare l'asse terrestre, che ruotando faceva vedere come il cosmo ruotava intorno a questi due occhi, e quindi come la Dea in qualche modo si presentava al mondo. Può andare avanti, per favore? Qual è l'immagine che così dovevi vedere? E vai avanti agli occhi, avanti. Vai adesso a scorrere. E gli no, sotto, basta che fai sotto. Vedete le conche che sono al di sopra? Questo è il calderone di cui prima vi ha parlato Franco, e all'interno di questo calderone, che sono vicino agli occhi della Dea, venivano messe, come giustamente ha detto Isa, tutte quelle sostanze che in qualche modo emanavano odori e situazioni particolari. Considerate che non abbiamo inventato niente, le droghe sono sempre esistite, o funghi allucinogeni o sostanze, tanto per dirvene una, la segale cornuta, che fu individuata durante il Medioevo perché era la componente che faceva vivere il volo delle streghe, in quanto chi poveraccio la mangiava a sua insaputa, perché era mischiata nel grano, il grano si raccoglieva a mano, quindi era normale che ci fossero dentro dei semi di segale cornuta. Chi non moriva, perché purtroppo chi la
saputa, perché il pane era l'elemento con il quale la popolazione si cibava e quindi era una cosa normalissima il volo, perché era funzione della segale che il loro poveraccio mangiava. E quindi il calderone, che è posto vicino agli occhi della dea, chiaramente veniva irrorato nelle date particolari, e le date particolari erano quelle che poi vedremo in funzione degli antropomorfi. Ecco, questo è sempre il calderone che vedete come è posizionato. Ok. Vai. Non puoi vedere il piacere delle streghe? No, 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 vai avanti, vai avanti, vai. Ok. Allora, per quanto riguarda la spiegazione del trono, io mi sono aiutata con le foto che abbiamo fatto sul Montecchio, quindi ringrazio pure Alessandra che sono seduta adesso a parlare. Vedi sempre che per la donna è sempre tutto molto naturale, quello che per l'uomo è dogmatico, non per niente le religioni delle donne sono naturalistiche, mentre invece le religioni maschili hanno sempre dei dogmi a cui credere per fede, senza poter dare spiegazioni. Le donne invece hanno questa caratteristica, che proprio perché si nutrono di un'infinibilità e di una genialità che è loro insita per la natura e per la conformazione del loro corpo, nutrono e rapportano alla vita in questo modo. Ecco, questa è la posizione della strega, diciamo così, madre della regina, e l'altra si posizionava, qui non si vede bene, però vicino a Isa c'è una specie di sedile, lo vedete? Vicino alle gambe di Alessandra. Ecco, questa specie, questo è il trono vicino, dove sta mettendo la freccia Raffaele, è il sedile. Quel sedile è fondamentale perché praticamente la strega madre è in attesa di aprirsi al mondo, e poi vi spiegherò che cosa collega. E l'altra doveva essere accasciata vicino a lei per dare all'universo un determinato tipo di movimento. Quando era avanti il favore? Mi dispiace, scusate per questa cosa, doveva venire. Questo è di nuovo un trono. Mi sembra veramente strano. Ecco, vedete la posizione? Cioè ti obbliga praticamente ad allargare le gambe, a tenere le braccia aperte e a tenere la posizione della testa. Infatti qualcuno ha voluto vedere i giganti, ha voluto vedere delle esperienze anche al di là di quelle che sono terrestri, quindi ha parlato di extraterrestri e quant'altro. La posizione è fondamentale perché, vi ho detto, la parte dietro rimane collegata alla terra, la parte degli occhi, quindi i famosi occhi della dea, si ricollegano all'universo, e facendo questo praticamente si denotavano in determinati periodi dell'anno due tipi di costellazioni, quella del Carro e quella di Orione. Ora, noi abbiamo come rapporto con Orione il fatto che venga rappresentato come un guerriero che ha una spada in mano e quant'altro. Orione nell'antichità era una divinità femminile, perché era la dea che teneva la spada in mano, e che quindi il collegamento della regina con Orione avveniva con questo contatto, e quindi c'era la sacralità portata come esperienza del divino attraverso l'unione della terra e del cielo. Ecco, questo è il tipo di posizione che viene ad assumere la persona quando si siede. Ho messo la mano, è uscito un libro particolare.
particolare e su questo libro c'era questo sigillo. Questo è un sigillo babilonese di 5.000 anni fa. Come vedete è la posizione del trono della strega. Scusate. Infatti, come, è la dimostrazione che tutto quello che hanno raccontato Isa e Franco in realtà è vero. Ma la straordinarietà è che è in Italia, cioè abbiamo qui nel Niterbese, abbiamo una situazione che la maggior parte di persone conosce Stonehenge, conoscono posti straordinari perché sanno vendere. Noi non sappiamo vendere, però abbiamo questo, e questo è quello che è stato scoperto da Isa e da Franco e che, per la quale io mi sto battendo che venga conosciuto, perché è una potenzialità enorme. Io mi occupo di decodifica di giardini sacri, ne ho già fatti due, la Scarzuola e Bomarzo, grazie. E ne mi devo occupare di tutti gli altri. E perché vi dico questo? Non per prendere i libri di cui insomma non mi interessa niente, ma semplicemente per dirvi che si sta risvegliando intorno al nostro territorio una conoscenza ancestrale che pensavamo essere perduta. Siccome sta rinascendo il bisogno di fare cultura, perché questa società è arrivata proprio al margine, e il buon Platone parlava di Kali Yuga, cioè il momento della fine dei tempi, e la trasformazione avviene soltanto quando si arriva alla corruzione massima, alla dispersione massima e alla denigrazione di tutto ciò che è il sapere. E siccome ci stiamo quasi, il bisogno di salvare quelle che sono le nostre conoscenze avviene anche attraverso questi concetti, cioè ritornare a noi attraverso delle potenzialità che sono dentro di noi, ma che vengono suffragate soprattutto a livello simbolico e conoscitivo, grazie soprattutto a quella che è la mia materia, che è la filosofia. E io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Grazie Caterina, brava. Se interessato a leggere la decodifica della Scarzuola, nell'ultimo numero di Lux Terre, a pagina 40, se non vado errato, c'è un articolo di Caterina Luisa De Carlo, perciò per chi fosse interessato può prendere qui dalla rivista da Caterina, oppure andare in edicola o nelle migliori librerie, normalmente si trova Lux Terre. Io penso che possiamo passare un attimino alle domande fatte da parte del pubblico alle nostre due relatrici. Come abbiamo potuto notare, siamo custodi di un patrimonio archeologico, storico, antropologico e io vorrei anche esagerare dicendo ontologico, perché effettivamente l'evoluzione dell'umanità passa attraverso delle tappe. Adesso sappiamo che siamo alla fine dell'era del ferro e di conseguenza si annuncia una nuova umanità che tra circa 70-100 anni darà vita a una nuova società. Perciò noi dobbiamo avere solo la pazienza e superare, possibilmente rimanendo coerenti ai nostri valori, questa fase di enorme corruzione e di distruzione di tutto ciò che è esistente. Ma di queste cose probabilmente possono parlare le due autrici, a cui io adesso vi invito a fare delle domande, magari se avete anche delle domande da fare al nostro sindaco che è ancora in sala, o a Silvia Marongio, che appunto sia il sindaco che Silvia hanno presentato un po' la sala, dove a Franco sta facendo le riprese, anche Franco si renderà disponibile e darà alcune spiegazioni circa del territorio, della geologia di Bagnaia, che sono cose importantissime per capire questo insieme. Ci sono delle energie del luogo che favoriscono un certo tipo di sviluppo. Allora, se siete stati incuriositi, tutte voi qui presenti, le signore e anche i signori, delle informazioni date da Caterina, delle informazioni date da Pierisa Della Ruba, io adesso vi inviterei ad avanzare al primo microfono, quello che ha usato fino adesso Caterina, così magari si può anche registrare meglio la vostra domanda. Allora, il pubblico è invitato a condividere alcune riflessioni con i nostri autori
tempo anche con il presentatore degli autori. Prego, devi accendere il microfono. Quel tasto in alto. Allora, io ringrazio Caterina, ma ho fatto una sorpresa. Nella fotografia c'ero io e volevo dare un piccolo contributo. Do le spalle per poter parlare in pubblico. Questa passeggiata che noi abbiamo fatto più volte sul Montecchio è un'esperienza unica, perché il sito di cui abbiamo parlato, quindi il Masso della Fertilità e anche il Trono, sono solo due stazioni del percorso, quindi un invito a venire. Ma quella esperienza, perché si tratta di un'esperienza, io non mi sono solo sdraiata in quella posizione che noi donne conosciamo bene, ma è per dimostrare o per fare le fotografie. Quella è un'esperienza che tutti noi che percorriamo il Montecchio con Pierisa facciamo, quelli che insomma desiderano vivere quell'esperienza, ed è e lascia a ciascuno, non vi dico quella che è la mia sensazione, ma lascia a ciascuno di noi un'esperienza, lascia una apre una porta verso il nostro passato, ed è un percorso a ritroso o è un percorso in avanti, quindi ognuno di noi la vive in maniera del tutto personale. Quindi io volevo invitarvi a farla direttamente, perché quello di oggi è solo un invito a venire lì e a ritrovare i nostri Stonehenge, come li chiamava Caterina. Quindi non è tanto una domanda, perché ho avuto altre occasioni di fare questo percorso e di fare delle domande. Grazie. Grazie Alessandra. Ovviamente per l'organizzazione di queste passeggiate è meglio rivolgersi sia a Leonardo che a Pierisa e a Franco, perché sono loro che generalmente attraverso il sito internet. Allora dai qualche spiegazione per favore. Sì, devi accendere. Ecco, chi è interessato a fare queste passeggiate può lasciare la sua email, nome, cognome e indirizzo email, e ne faremo sicuramente una ai primi di settembre, credo ormai. Ci sono altre domande da parte del pubblico? Nessuna? Allora, al microfono per favore, Roberto. Puoi anche prendere... vai a prendere, sì. Devi accendere il microfono. Qui? Sì. No, in alto. Allora, volevo dire, nel sigillo babilonese, no? Ci sono tre figure. Sì. Che nel Trono delle Streghe una coordina il movimento del cosmo, come ha detto la coautrice. Ma nel sigillo, la terza persona è nell'atto di accoltellare qualcuno. No. Cioè, qualcosa in mano. No. Che c'è in mano? Ve l'ho detto prima. Non è un coltello, è lo scettro che hanno i re di solito. E, ascolta, tu devi comprendere una cosa. Il simbolo, quando lo trasmetti, come siamo abituati noi, con la foto, con la televisione e quant'altro, è facilmente diciamo decodificabile anche agli ignoranti, dove ignorante vuol dire proprio coloro che ignorano le conoscenze sapienziali, non vorrei essere frantesa. E un sigillo babilonese più o meno è grande di 2 cm. Ora devi anche considerare che non era enorme la situazione di segnare uno scettro, quello che più pensi essere un coltello. È ben difficile, perché noi lo raffiguriamo con un bastone, di solito viene messa o una palla o una corona, e rappresenta quello, l'asse del mondo. Io non sono un'archeologa, ti posso dire che sono una decoratrice e quindi ti posso rapportare
questa cosa magari te la puoi spiegare meglio chi è del settore. È rapportabile il discorso dell'asse del mondo con i due binozzi, San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista? Allora, e visto che stiamo parlando delle porte salienziali, oggi è una delle porte salienziali, quindi non è oggi in realtà il solstizio, ma il 24. Infatti di due San Giovanni a giugno e a dicembre aprono e chiudono la porta degli uomini e la porta degli dei. In realtà anche questa è una sovrastruttura creata da un mondo maschilista, perché le porte venivano aperte e chiuse, te l'ho fatto vedere prima perché non potevo dilungarmi tanto, da quegli occhi della lupa che tu hai visto, quindi erano lì che avveniva l'apertura e la chiusura della porta, e avveniva attraverso una dea che si chiamava Ecate. Era una dea particolare, si trovava nei crocicchi, si trovava nei luoghi in cui c'era un cambiamento. E la morte. Questa. Prego? La morte. No, perché la morte? Come? Ascolta, io non devo dibattere con te, io sto spiegando cos'è Ecate. Se vuoi. No. Cioè, io ti spiego cos'è Ecate se vuoi, ma per riconfigurare Ecate come la morte non è vero. Era la signora degli inferi, scusa un secondo. La morte come un edalotto, una rinascita, un nuovo inizio. Neanche. Allora, ascolta, premesso che Ecate, te l'ho appena detto, sono tre donne in una. E noi la chiamiamo nella nostra cultura Persefone, ed è la signora degli inferi. Ma non è in realtà la signora degli inferi, perché è tre donne in una, e quindi rappresenta tre età della donna, che viene vista come core, cioè fanciulla, come madre, e poi come donna anziana. Nella nostra cultura religiosa, Leonardo, per esempio, era un grandissimo esoterico, raffigura queste tre dee come la Madonna, come si chiama? Sant'Anna e il bambino. Cioè, quando voi vedete questa raffigurazione delle tre generazioni, in realtà è nascosto il culto della triplice dea, ma nessuna di esse rappresenta la morte, perché nell'antichità, o almeno negli studi, la morte non esiste, in quanto la dea si presenta anche con l'immagine dell'oroboro, oroboro, cioè il serpente che si mangia la gola, e quindi la morte è un passaggio da uno stato inferiore a uno stato superiore, in base a come uno si comporta, acquisisce la potenzialità di poter ritornare all'origine. E quando la religione dice che in realtà noi siamo angeli caduti, ricorda una tradizione egizia, le cadenzine, perché gli egiziani quello credevano, cioè noi siamo angeli caduti che stiamo tornando attraverso il ciclo delle vite, scontando in più momenti quelle che sono le nostre colpe. E infatti la grandezza dell'essere umano sta nel non ripetere sempre gli stessi errori. Tanto per spiegarti velocemente, quando noi recitiamo il Padre Nostro, che in realtà è la preghiera di Iside, ricordatevi sempre che Gesù è stato a Eliopoli, è stato iniziato in Egitto, i Vangeli dicono che Gesù è stato portato in Egitto dai genitori, quindi è una cosa che è risaputa, non è una vergogna, nel senso che è una cosa normalissima, chi approfondisce un po' di religione sa che stiamo parlando di riti iniziatici. Nel momento in cui si pregava Iside, la si pregava come la dea, con i sette passaggi che noi incarniamo nel Padre Nostro. Padre Nostro è l'unica preghiera di Gesù che non viene scritta, perché Gesù, come so, non ha scritto assolutamente nulla, ma che ci ha lasciato di suo personale. E quindi quella preghiera altro non è che la rivisitazione al maschile di una preghiera al femminile. Mi so spiegare? Abbastanza. Grazie. Ci sono altre domande? Sono qui i presentatori delle nostre due autrici. Se c'è ancora qualche dubbio, qualche curiosità, se desiderate avere qualche altra precisazione, noi siamo a vostra disposizione. Altrimenti vi consiglio di acquistare il libro, di leggerlo, e poi magari faremo un secondo round per poter magari dibattere dei singoli aspetti del testo. No, niente. Nessuna domanda? Spero che
Spero che non vi siate annoiati, no. Spero che in qualche modo vi abbiamo incuriosito e andrete quantomeno a verificare se le cose che vi abbiamo fatto vedere o in qualche modo, visto che oggi esiste internet, corrispondano a dei fatti concreti. Grazie.